Se ci perdonate il titolo anzianotto e ingenuo, vi diciamo subito che L'Avana è una delle più belle città del Centro America. Non per nulla il castello, la cattedrale e la città vecchia che vedete sono state dichiarate dall'UNESCO patrimonio mondiale. Quasi sempre assolata, un po' sonnolenta e anche trascurata dai cambiamenti e dalle trasformazioni sociali della Revolution, la capitale di Cuba si conferma pur sempre come la seducente, anche se stagionata, perla dei Caraibi. Un tempo profanata da casinò e lupanari che crescevano all'ombra della mafia americana, oggi è decisamente meno peccaminosa e più casereccia. Qui alla Bodeghida del Medio, il locale più famoso della città, dove è d'obbligo, se si trova a posto, una bevutina, passano tutti e per primi i cubani, sempre pronti a mandar giù un Cuba Libre, cioè rum e Coca-Cola. Del resto bere costa poco. Chissà perché, in tutti i regimi a partito unico, al popolo sovrano non si nega mai l'alcol. E anche al popolo dei turisti, qui non si nega certo il piatto locale più succulento, riso abbrustolito e fagioli neri con le cotiche. Una delizia per chi ha lo stomaco in forma smagliante, un po' meno per gli altri che, dopo l'ultimo saporito boccone, si sentono pervasi da una leggera malinconia. Ma si fa presto a distrarsi in questo posto così accogliente e curioso, un incrocio singolare tra un vecchio ritrovo per pirati e una mediterranea locanda per pescatori. ...499 anni fa... i compagni di Colombo scoprirono proprio qui a Cuba l'esistenza del tabacco. En la mañana de hoy se encuentra en nuestra empresa el canal 1 de la televisión italiana, a los cuales le vamos a dar la bienvenida. Ci troviamo nella fabbrica di sigari La Corona, una delle più vecchie e famose. Il tabacco ha avuto un'importanza fondamentale nella storia di Cuba. Da qui, come si sa, si diffuse in tutto il mondo e in Europa venne persino coltivato prima della patata. L'ebbrezza cubana, come veniva chiamata allora, che però oggi tutti i medici sconsigliano, nei secoli richiesta per la sua speciale qualità, ha avuto quindi un ruolo primario nell'economia dell'isola, soprattutto per la formazione dei primi gruppi operai in un paese di contadini e per l'impiego massiccio delle donne. Contrariamente a quanto si può immaginare, non si tratta di un'imposizione della dittatura di Castro. Il lettore, colui che legge giornali o libri agli operai che lavorano, è una consuetudine vecchia oltre un secolo, inventata dagli stessi sigarai per unire l'utile al dilettevole. Soltanto che oggi viene letto in netta prevalenza il giornale del Partito Comunista, che è l'unico quotidiano del mattino. Tutto nel sigaro, dalla semina alla confezione, è artigianato. Tagliare le foglie a una, lasciarle seccare in tempi alterni, selezionarle secondo il colore, trinciarle e arrotolarle, mettere i sigari nelle diverse forme che ne variano il gusto, riporli infine nelle scatole di cedro che ne accrescono l'aroma. Per curiosità, riferiamo che la foglia che avvolge il sigaro si chiama mantello o vestito
e quelle che sono all'interno, il manichino o la pancia. Questo settore vitale dell'economia cubana è di recente entrato in crisi per le continue campagne contro il fumo, naturalmente, per il fatto che un grosso importatore europeo ha disdetto i contratti, mentre negli Stati Uniti, come è noto, c'è ancora il blocco dei prodotti cubani. Immancabile e ancora d'obbligo, in queste notti silenziose e tiepide, lo spettacolo con musica afro-cubana e annesse ballerine, che, non vorremmo dire una bugia, ci sono sembrate quelle che poi attirano di più. In effetti a Cuba negli ultimi 30 anni non c'è stata una grande fioritura musicale, forse per via dello stile austero del regime e dei vari impegni sociali che esso ha preso. Ne riparleremo. Però l'istinto corale e il senso del ritmo di questa gente sono veramente unici. Come unica ci è apparsa in quest'isola l'integrazione razziale. Mai abbiamo visto un paese dove non si nota alcuna differenza tra neri, bianchi e meticci, almeno per noi che siamo osservatori allenati. Dai primi abitanti taínos, venuti dall'America del Sud e attraverso spagnoli, portoghesi, ma anche fiorentini, francesi, inglesi, italiani, fino agli schiavi neri tantissimi e persino a quelli cinesi, si è creato qui un tale crogiolo sociale che per secoli ha scambiato gesti, idee, riti, musiche e danze. E ne è scaturito un popolo allegro, simpatico e con tanta voglia di vivere. Sì, lo sappiamo. Cuba ha tanti altri gravi problemi di cui occuparsi. Ma questa volta abbiamo voluto fare i turisti e come turisti ci siamo molto divertiti. E così speriamo anche di voi. Le cose serie al prossimo servizio. Tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Sono molti spettatori che registrano i servizi di Atlante e se ne fanno una vera e propria biblioteca. A tutti costoro, ma anche agli altri, consigliamo di proseguire la visione di Atlante. Incontreremo popoli e paesi molto pittoreschi. Siamo a Calcutta, in passato la città più progredita dell'India. Ora è sull'orlo del precipizio, ma la sua gente continua a sentirsi privilegiata. Qui nuovi mezzi di comunicazione si sono sviluppati accanto agli antichi.
Calcutta è un grande centro di produzione cinematografica, una scuola di registi e autori importanti con un gran numero di spettatori appassionati. Ma accanto ai mezzi moderni sopravvivono le antiche tradizioni anche fra i giovani. Nandita Chowdhury si sta preparando per il suo matrimonio. Nandita, anche se è una ragazza moderna, ha scelto di indossare i bellissimi abiti tradizionali e di sposarsi secondo l'antico rito indù. Basta cambiare quartiere per fare un salto ancora più profondo nel retaggio del popolo indiano. Siamo a Kumartuli, il quartiere dove si fabbricano le statue della dea Sarasvati. Nell'induismo le statue degli dei, ma simboli di culto in funzione del Puja, il rito di omaggio e di contatto con la divinità. Gli artisti modellano le statue come fosse un rito sacro, con grande concentrazione e meditazione. Si dice che nella religione indiana ci sono 330 milioni di dei e dee. È impossibile conoscere tutti i loro nomi e le loro immagini, perché in ogni regione ci sono Pujas differenti. Sarasvati è la dea dell'apprendimento e del sapere. A lei ci si rivolge per ottenere la saggezza. Dopo un giorno di vita, le immagini sacre vengono affidate alla corrente del Gange. Secondo gli indiani è necessario perché altrimenti dovrebbero essere adorate e festeggiate ogni giorno. Gravissimi problemi affliggono Calcutta e ne fanno una città disperata, ma il suo cuore ha ancora la forza di battere. E i suoi abitanti hanno ancora voglia di vivere, di amare, di desiderare. Convivenza con i cinesi sotto l'autorità di Pechino non hanno eliminato i contrasti tra l'antico e il moderno, il vecchio e il nuovo, il feudalesimo medievale e il pragmatismo cino-socialista. Sono commoventi i pellegrini del Lin Kor prostrati nella lunga passeggiata mistica prima di arrivare al tempio, vecchi, donne e bambini, mentre i giovani che fanno a pugni per entrare nella discoteca del Tibet Hotel sono l'altra faccia di quello che qui appare come il dramma della modernizzazione. L'aria della discoteca di Lhasa non è quella che si respira a Hong Kong o nella stessa Pechino. I giovani sono qualche volta timidi, i maschi ballano fra loro, imitati dalle ragazze.
In genere sono figli di funzionari tibetani e ufficiali cinesi, laici, e se buddisti, non certo praticanti. Ballare e cantare e conoscere le parole di motivi come "That's just the way it is" non lega con i canti dei templi e la recita delle sutre. Suggerisce un impossibile rapporto fra leggenda e realtà. Il Tibet è leggenda, la realtà è cinese, ma sono parte della realtà anche i 2 milioni di tibetani presenti, che considerano occupanti i cinesi. Qualcuno dei ragazzi della discoteca si lascia andare nel discorso. Vuole un free Tibet, un Tibet libero, oppure un passaporto per andarsene, per sempre. Non amano i soldati cinesi, ma nemmeno se la sentono di pensare al loro futuro soddisfatti del Tibet, che uno di loro definisce falso, mistico e medioevale. E come cacciar via i cinesi? Solo se il fallimento del comunismo arriva anche sulle nostre montagne, dice uno. Ma l'altro aggiunge: allora si farà avanti l'India, da colonia cinese a protettorato indiano? Non c'è futuro per noi. E riprende la canzone: "That's it's just the way it is". Così è la vita, questi sono i fatti. Fra i giovani tibetani che sono tentati di voltare le spalle al passato e il povero mondo contadino primitivo da cui provengono, in mezzo ci sta l'Esercito Popolare di Liberazione Cinese. In Tibet il soldato cinese deve sentirsi solo al mondo, come questo giovane militare che cammina solitario sul viale alla periferia di Lhasa. E non deve cambiare molto l'umore anche quando viaggiano in compagnia, come il gruppo di soldati che entrò nel tempio di Drepung durante i disordini di 2 anni fa, scrivendo sui muri la parola d'ordine di sempre: il Tibet è della Cina. A Lhasa e negli altri centri abitati del paese, i militari si comportano da quelli che sono. I padroni, che hanno ordini di usare i guanti di velluto, ma sempre padroni. In tutte le cerimonie ufficiali si afferra al volo la verità reale. Non c'è lama che tenga, non c'è segretario del Partito Comunista con diritti superiori a quello del generale che comanda il corpo d'armata cinese di stanza nel Tibet. Lo provano queste immagini della prima conferenza regionale unitaria delle nazionalità tenutasi a Lhasa nello scorso settembre. Anche in Tibet, come diceva Mao, il potere sta sulla punta dei fucili. Vita militare e vita monastica sono ai lati opposti nel panorama tibetano. Il paese dei Lama non ha eguali sul pianeta. Nella forte, magica luce dell'altipiano a 4.000 metri, i sentimenti che assalgono gli occidentali sono quelli di chi si accorge di essere arrivato in un angolo remoto della Terra all'alba del mondo, o di un mondo oggi quasi in tutto identico a quello di migliaia di anni fa. Guardate questi monaci di Drepung all'aperto, impegnati in un gioco filosofico noto come il dibattito, in tutte le comunità lamaiste del buddismo asiatico. Il Dalai Lama è caduto da oltre 30 anni, molti di loro non l'hanno mai visto, ma la loro pratica spirituale è la fonte dell'unità nazionale tibetana. Il dibattito si svolge con la classica battuta di mani per sottolineare il proprio punto di vista. Discutono aspetti minori del buddismo, oppure su qualche tema di fondo con domande: che cos'è l'anima? Cosa speriamo dalla reincarnazione? Sei sicuro di incontrarmi nel nirvana? Tutti si dicono sicuri che un giorno vedranno il Dalai Lama in persona. Tutti hanno l'aria di giocare, di non prendere sul serio la discussione, comportandosi da money monks, come sospetta qualche turista americano, che danno spettacolo per avere un'offerta a favore del monastero. E loro si accontentano, chiamati uno per uno dall'abate, di ritirare il certificato che viene distribuito ai partecipanti alla fine di ogni seminario. La campana, con un rintocco da strumento orientale, annuncia la fine della cerimonia. È tempo di tornare alle proprie celle. Con le loro tuniche sgargianti, i loro volti illuminati, la scena dei monaci in uscita,
col guardiano che aspetta per chiudere la porta del giardino di Drepung è un anticipo da Shangri-La, regno di una serenità sconosciuta nel nostro mondo. Dall'esplorazione di questo globo celeste, un vero e proprio Atlante delle costellazioni ospitato nella Biblioteca Gambalunghiana di Rimini, Atlante vi lascia al fascino della notte e vi invita alla sua prossima puntata. A lunedì.